questo video alleniamo la nostra capacità di visualizzazione. Sapete bene che il nostro obiettivo principale quando utilizziamo la visualizzazione non è unicamente quello di affinare la nostra capacità di vedere immagini mentali, di precisare nel dettaglio idee creative, per esempio, o di sviluppare le potenzialità creative della nostra mente. Utilizziamo la visualizzazione principalmente per creare la nostra migliore realtà. La utilizziamo perciò nel senso più creatore che creativo. E in questo senso la visualizzazione VAKE, V-A-K-E, visiva, auditiva, kinestesica, emozionale, potenzia proprio questa facoltà di visualizzare per creare. È stata sviluppata da un nostro autore, Michael Dudi, nel suo Visualizzazione in pratica, un testo bestseller che ormai ha circa 10 anni di vita, e ve la voglio proporre sia perché è forse la visualizzazione che utilizzo in modo più frequente, sia soprattutto perché ci permette di sviluppare nel modo più corretto, o per meglio dire di percepire nel modo più corretto, le nostre capacità di visualizzazione, che non si limitano alla visualizzazione visiva, ma che riguardano le nostre predominanze sensoriali, cioè il modo principale attraverso cui noi facciamo esperienza della realtà. Io, per esempio, sono una persona kinestesica, come si dice, principalmente kinestesica, perciò le mie visualizzazioni hanno a che fare soprattutto con percezioni sensoriali. Non mi preoccupo più se non riesco a vedere nel dettaglio come pensavo di dover fare. Ecco perché, come azione preliminare, vi invito a ignorare completamente la qualità visiva, unicamente visiva, della vostra visualizzazione, o per meglio dire a non preoccuparvi se vi sembra che non state riuscendo a visualizzare nel modo in cui pensate dovreste farlo. Lasciate che il vostro sistema conscio-subconscio agisca sviluppando la sua propria qualità visualizzativa, immaginativa, e abbiate fiducia che il processo sta funzionando. Io vi guiderò passo a passo, subito dopo una inevitabile premessa teorica. Premessa teorica che altro non è che lo schema della visualizzazione che andremo a fare. Come vedete, infatti, replicheremo lo stesso meccanismo in due modi differenti. Prima in modo dissociato, quindi utilizzeremo la forma dissociata, e vi dirò subito che cos'è naturalmente, e attraverso una forma dissociata percorreremo la nostra visualizzazione, prima in modo visivo, poi in modo auditivo, poi in modo kinestesico e infine in modo emozionale, VAKE. Poi passeremo, seconda parte, al modo associato. Sempre scena prima in modo visivo, poi auditivo, poi kinestesico e infine emozionale. Dissociato e associato sono tecniche in particolare sviluppate dalla PNL, o per meglio dire formalizzate dalla PNL, che ci permettono di potenziare sempre meglio la sensazione di realtà della nostra visualizzazione.
Prima eseguiremo infatti il nostro percorso come se ci vedessimo da fuori, in terza persona. Poi rieseguiremo il percorso entrando direttamente nella scena, in prima persona. Bene, iniziamo con due azioni fondamentali preliminari. La prima è quella di individuare un obiettivo che vogliamo realizzare. Se non avete idea di cosa volete realizzare, non potete eseguire questo tipo di visualizzazione. Perciò dovete avere in mente un obiettivo, grande o piccolo, scegliete voi. Ovviamente il consiglio è di iniziare con obiettivi più circoscritti, più facilmente, fra virgolette, realizzabili. Senza questo però è inutile eseguire questo tipo di visualizzazione che ha come scopo quello di creare la realtà. Perciò se non avete ancora idea di cosa volete realizzare, interrompete la riproduzione di questo video e poi riprendetela quando avrete le idee chiare. Secondo aspetto preliminare, per me molto importante, è quello di quando si eseguono queste visualizzazioni, cioè quando si esegui il processo in modo completo, rendere questo processo il più sacro possibile. E per sacro intendo soprattutto separato dal mondo reale. Come se davvero, e vi invito a farlo mentalmente, ma anche fisicamente se volete, quando si inizia questo tipo di percorso, superare una soglia, fare ingresso in un altro spazio. Per il tempo dedicato a questo percorso, fare ingresso in questo nuovo spazio, lo spazio della nostra mente, della nostra anima, del mistero, dell'irrazionale ma ben strutturato, rigoroso, quindi lasciar da parte i dubbi, le esitazioni, lasciar da parte tutte le incertezze, tutte le ansie, quei sé che ingombrano la nostra mente e dedicarsi unicamente all'esperienza in sé. Che funzioni o non funzioni non importa, non è questo ciò che conta qui, conta soltanto il fare esperienza di realtà. Non ci poniamo altri problemi. Per farlo potete anche inspirare ed espirare più volte profondamente, con gli occhi aperti o chiusi, un ciclo di inspirazione completa che parta perciò prima dal diaframma, salga poi a livello toracico e ancora di più a livello clavicolare. E poi svuotare partendo prima dalla parte clavicolare, bocca aperta o chiusa non importa, io sono abituato a farlo con le narici, ma se vi viene meglio farlo con la bocca è lo stesso, l'importante è riempire prima dal basso e poi verso l'alto, espandendo, verso l'alto, espandendo, e poi ritornare svuotando prima dall'alto, clavicola, poi torace e poi diaframma. Fate un ciclo di 5-6 respirazioni di questo tipo e sentirete come già questo spazio sarà molto più definito, come questo momento sarà ben circoscritto. Questo è prendersi del tempo per sé. Questo è curare la propria mente, il proprio cuore, la propria anima. Questo è crescere, perché più ci addestriamo a questo, più sappiamo che possiamo staccare immediatamente, non soltanto quando dedichiamo uno spazio-tempo preciso, definito, ma in ogni momento staccarci da quella che è la tempesta del mondo e ritrovare il nostro centro.
Questa è la chiave dell'evoluzione personale. Non vi è altra soluzione, o forse non vi è migliore soluzione di questa, per quanto mi riguarda, perché concerne la mente conscia. Poi entriamo in altre dimensioni, ma si parte da qui, dal creare il proprio spazio sacro personale. Abbiamo in mente il nostro obiettivo, io utilizzerò il mio obiettivo e vedrete in tempo reale quello che succederà a me durante l'esperienza della visualizzazione. Ciò non deve essere, come dire, non deve costituire un elemento didattico, non c'è una regola. Io sono uno che ha sensazioni forti in genere, ma non è detto che tu sia così. Magari non avrai le stesse sensazioni intense che mi vedrai esprimere, se me ne vedrai esprimere, perché non so se accadrà. Ma non prenderle come riferimento. Semplicemente come riferimento puoi prendere, dal punto di vista di esperienza esterna, il fatto che questo procedimento coinvolga la persona in modo totale. Ma non c'è una regola. Vivi la tua esperienza nel tuo unico modo. Per prima cosa chiudiamo gli occhi, se già non l'abbiamo fatto. Prendiamo ancora contatto con noi stessi. Io, vedete, utilizzo un po' di movimenti quando ovviamente eseguo questo tipo di tecniche in modo dimostrativo, in piedi. Cerco comunque sempre, mi viene naturale, sciogliere i muscoli e trovare una mia stabilità della presenza del mio corpo nel qui e ora. Poggio anche le mani intrecciate sopra la bocca dello stomaco o sull'ombelico, ma non è vincolante anche questo, non è obbligatorio. Cercate soltanto di espandere ancora di più questo spazio, questo tempo per voi. Poi iniziamo la prima azione, che è quella dissociata, e quindi immagina di essere seduto, seduta, in terza fila, in un cinema, prima che inizi la proiezione sullo schermo del tuo film. Sei seduto, seduta in terza fila e guardi lo schermo. Si spengono le luci e inizia a essere proiettato il tuo film. Qual è la caratteristica del tuo film? Naturalmente devi vedere o una scena soltanto o più scene, è indifferente, ma che mostrino che il tuo obiettivo è già stato realizzato. Hai già ottenuto il successo, la ricchezza, l'obiettivo di abbondanza, di relazione, quello che vuoi, che hai in mente. Il film è già stato girato e viene proiettato. Lascia scorrere il film e per prima cosa concentrati sulla parte visiva. Cosa vedi nella sequenza che stai osservando in terza persona? E quindi ci puoi essere anche tu in scena e ti vedi esternamente. Cosa vedi che ti mostra che hai realizzato il tuo obiettivo? Che hai già completato il raggiungimento di ciò che ti sei proposto, proposta. Non forzare la vista, semplicemente lascia scorrere e osserva i dettagli. Possono essere dettagli del tuo volto, perché stai guardando in terza persona, possono essere dettagli di altre persone, possono essere dettagli, elementi visivi della scena esterna, dell'ambiente, di dove sei, se sei fuori o dentro, in un ambiente esterno o interno, se appunto ci sono altre persone o ci sono degli elementi che identificano il tuo successo. Ma non forzare, semplicemente osserva, stai guardando un film. E ripeto, fondamentale,
Se non ti sembra di vedere chiaramente, se il film ti sembra offuscato, non chiaro, non definito, non ti preoccupare. Vuol dire due cose: o che devi continuare a praticare, magari la prima volta che lo stai facendo, oppure che questa non è la tua predominanza sensoriale, ma allo stesso tempo noi andiamo ad addestrare il nostro sistema conscio-subconscio anche a questo tipo di esperienza sensoriale, cioè a questa esperienza di realtà, a questo canale di esperienza di realtà. Prosegui per tutto il tempo che vuoi, non c'è un tempo delimitato, anche in questo caso è relativo al tempo che hai a disposizione ed è anche relativo all'esperienza stessa, diciamo, della visualizzazione, al tempo di durata del tuo film. Poi, quando ti senti sereno, serena, quando ti senti in pace con questa scena, con questa serie di scene, con questa sequenza, passa alla parte auditiva. Sei sempre in terza persona, quindi stai guardando il tuo film da fuori. Cosa senti? Quali suoni, rumori o suoni ambientali, oppure rumori, suoni di tipo artificiale, provengono da quella scena che ti indicano che hai raggiunto il tuo obiettivo? Come dagli altoparlanti del cinema. Ecco, io per esempio adesso sto vivendo una scena che è ambientata all'interno di un ambiente interno, e l'esperienza auditiva è più potente rispetto a quella visiva precedente. Io in genere sento appunto una sorta di scarico di tensione e in quel momento ho la sensazione non solo di realtà, ma di compimento, diciamo, di acquisizione conscia-subconscia della fase appena fatta. Quindi passo alla dimensione kinestesica, per meglio dire alla fase kinestesica. Per quanto riguarda la fase kinestesica, ci concentriamo unicamente sull'aspetto sensoriale, percettivo, tattile e di movimento. Quindi concentrati unicamente su questo. Ci possono essere anche ulteriori elementi nell'ambito kinestesico, l'odore, profumi, il gusto, eccetera, ma limitiamoci qua alla parte più, diciamo, di base della sfera kinestesica, che è appunto quella della percezione tattile e del movimento. Percezione tattile vuol dire anche percezione del proprio corpo lì, della propria presenza lì. E potresti domandare, ovviamente, ma dal punto di vista di osservazione in terza persona, che tipo di possibilità ho di sentire veramente questa sensazione, questa esperienza kinestesica, tattile, di movimento? Beh, semplicemente osservati toccare, osservati muoverti nell'ambiente, e sempre in relazione alla realizzazione del tuo obiettivo, al successo del tuo obiettivo. Quindi ti vedi muoverti, ti vedi toccare, e ovviamente anche da spettatore hai degli effetti. Io per esempio vedo che sto toccando degli oggetti che mi mostrano il raggiungimento del mio obiettivo, e effettivamente mi viene da annuire, da dare il mio consenso, anche se non lo sto vivendo in prima persona. Sto vedendo una serie di oggetti, questo non perciò esclude l'aspetto visivo, ma questa fase, ma la subordina alla parte invece, diciamo, direttamente sensoriale percettiva.
Un altro effetto che spesso vi scarico quasi di energia è quello di tossire. Non è un problema di tipo influenzale, non vi preoccupate, anche se la trasmissione sarebbe difficile comunque, ma in questi tempi non si sa mai. E nel momento in cui sentite anche qui il rilascio, passate alla dimensione emozionale, la sfera emozionale. Ovviamente qui vedete l'emozione, sentite l'emozione, ma la sentite anche dentro di voi. Quindi da spettatori cosa sentite, cosa percepite? Io guardo questa mia scena e la sento qua, al centro della bocca dello stomaco, nella zona del plesso solare, zona che fa parte, diciamo così, della mia somatizzazione emotiva, sia in senso positivo che negativo. Questo centro radiante per me è proprio il cuore della sensazione emozionale, che non ha più descrizione, non riesco più a definirla. La sento, la percepisco. Ecco, nel momento in cui identificate la parte del corpo in cui sentite l'emozione positiva, portate le due mani intrecciate su quella parte del corpo. Non cercate più di focalizzarvi su una scena, lasciate soltanto espandere la sensazione emozionale. L'emozione ha sostituito tutto. Se la parte del corpo non è facilmente raggiungibile, per esempio si trova in un lato della schiena, portate la mano, le mani, nella zona corrispondente alla parte in cui non riuscite a raggiungere, che riuscite a raggiungere. Io ho sentito anche in questo caso una tensione emozionale crescere e poi liberarsi. È stata una tensione molto bella, una sensazione molto potente, radiante, appunto. Ecco, concentratevi unicamente sulla parte emozionale, sulla sensazione emozionale, che può essere fisica come accade in me, avete visto e vi ho anticipato, ma non necessariamente deve essere così. Magari quella sensazione, cioè per meglio dire quella emozione, la vedete meglio, la sentite meglio o la percepite come faccio io meglio. L'importante è che sentiate emozionalmente la sensazione, l'emozione che vi dà la scena che state vedendo. Portate le due mani su quella zona e continuate a concentrarvi unicamente sull'emozione fino a quando non sentite questo rilascio o sentite che è completato il processo. Andremo a ripercorrere la stessa sequenza, lo stesso film, ma non più come spettatori, bensì come protagonisti. Torniamo perciò a chiudere gli occhi e immaginiamo che lo schermo, siamo ancora seduti in terza fila o in seconda fila o dove volete nel nostro cinema, lo schermo davanti a noi si avvicina sempre di più fino a che noi non ci troviamo dentro quella scena. Ripercorriamo lo stesso procedimento precedente, ci ritroviamo nella stessa scena iniziale della visualizzazione dissociata. Importante, non è obbligatorio che tutti i dettagli corrispondano. Ah, devo tornare alla prima scena e se non mi ricordo esattamente com'era, non vi preoccupate. Io amo dire che la visualizzazione dovrebbe essere vissuta come un ricordo, qualcosa che è già avvenuto, quindi qualcosa che ricordiamo con grande gioia. E tanto più le più memorabili esperienze del ricordo si arricchiscono di volta in volta di nuovi dettagli. Ogni volta che pensiamo a qualcosa di passato, e questo peraltro è anche ormai accertato dalle neuroscienze, noi ricostruiamo, inventiamo
ma questo non cambia l'esperienza del ricordo. Allo stesso modo, fate così anche qui. Entrate nella scena, entra nella scena precedente e se è cambiato qualcosa, qualche dettaglio, non preoccuparti. Il tuo film sta esattamente riproducendo la realtà che stai vivendo e che si è già realizzata. La differenza è che adesso vedi, ascolti, tocchi e ti muovi con i tuoi occhi, con le tue orecchie, con le tue dita, con le tue mani e nel tuo corpo. Questa è la differenza. Io, per esempio, sto vedendo un oggetto che è in alto e mi viene da guardare. Ecco, non è chiarissimo dal punto di vista visivo, è un po' offuscato. I colori sono colori, ma non sono proprio quei colori che mi immaginerei dovrebbero essere i colori esatti di una visione nitida. Ora sappiamo perché. Perché non sono visivo in modo predominante. Quindi non mi preoccupo. Non mi preoccupo. So che la visualizzazione sta funzionando perché so che quello che sto vedendo è la realtà. Passo poi alla fase successiva, la fase auditiva, e mi vedo in prima persona sentire, per meglio dire, ascolto in prima persona quello che prima sentivo dalle casse del cinema. Quando senti che anche questa fase è completata, con il modo in cui ti abituerai a identificare, con il segno che tu sentirai rappresentare, identificare, per meglio dire, il completamento della fase, passa alla fase kinestesica. È stata naturalmente prima la fase più intensa, perché io sono un kinestesico e quindi adesso mi sento ancora più intensamente coinvolto. In questo momento, per esempio, la scena si arricchisce di un elemento in più che non c'era prima. Lo vedo in prima persona. Come dicevo, non è che adesso è esclusa la parte visiva, semplicemente è subordinata alla parte kinestesica. Ecco, per esempio, vedo una persona e le batto, le do, come si dice, una pacca sulle spalle in segno di amicizia e di unione positiva, di reciprocità. Quando si completa anche questa fase, può durare poco, un minuto, due minuti, 10 minuti, come dicevo, non c'è tempo definito, non c'è un tempo definito. Oltretutto non è necessario che si giunga a questa parte, diciamo, catartica. Se avete un tempo delimitato, semplicemente passate alla fase successiva. È più importante, come sapete, ripetere la visualizzazione che dedicare a essa un tempo costrittivo che magari vi porta a uscire da questo stato di centratura. Bene, adesso dove senti l'emozione? Ecco, io per esempio la sento in una zona diversa rispetto alla fase associata, pardon, alla fase dissociata. La sento più giù, sotto l'ombelico, quasi nella zona genitale. Peraltro è una sensazione come emozione più fresca, meno intensa, ma più già di equilibrio
viene da fare dei movimenti. Sento però la positività in questa zona del corpo che corrisponde, se non erro, al secondo chakra, Vasisthana, se non ricordo male, perdonatemi se ricordo male. E mi concentro unicamente, come vi dicevo, anche qui, non più sulla scena, ma soltanto sull'emozione. E lascio che il mio corpo si muova in quell'emozione se sente la necessità, cioè assecondo completamente quello che mi dice l'emozione. A differenza di prima, per esempio, io sento un senso molto più di calma, di serenità, come di equilibrio raggiunto, mentre prima l'esperienza emotiva, emozionale, era molto emotiva, quindi sentivo proprio un'intensa emozione sprigionarsi dal plesso solare. Adesso sento una pacifica tranquillità, come stare seduto su un fiore di loto. Ecco, per esempio, una sensazione in cui amo restare, che mi piace. Dimorerei in questa sensazione per tanto tempo. Ecco che così ho fatto entrare questa realtà nel mio corpo e adesso mi sento completamente in pace con essa. Ho raggiunto l'obiettivo che ci eravamo posti, ovvero la sensazione completa di realtà. Bene, non ci resta che riepilogare quello che abbiamo fatto qui, ovvero visualizzazione vache, prima fase, fase in stato dissociato, terza persona, percorso che è avvenuto prima con l'elemento o fase visiva, poi con l'elemento auditivo, poi kinestesico, infine emozionale. Poi siamo passati alla fase associata. Ancora il percorso, prima dal punto di vista visivo, poi auditivo, poi kinestesico, poi emozionale. Soprattutto ripetete lo schema, rendete questa azione di visualizzazione abituale. Abituatevi ad abituarvi alla visualizzazione. Esercitatevi, esercitatevi, esercitatevi.